da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Allora, rieccoci, le squadre sono in campo, ma lo stadio è semideserto. Ah. Questa è l'immagine che ci manda Nicola Galli. Io dico semideserto, ma insomma vedete che è tutto bianco, quindi sono tutti vuoti, posti vuoti, che è anche un po' la bocciatura, se vogliamo, dei tifosi. Quando della c'era Polini. Conte non potevi prendere un biglietto, non c'era un angolo libero. Ma c'era anche due o tre anni fa. Ma non vanno più neanche gli abbonati. La politica prezzante è questa: quando tu non hai risultati sportivi, per forza di cose la gente dice sto a casa, guardo Qui Studio Voi Stadio. Questo è il rischio. Forza ragazzi, Juventus col primo possesso palla, il lancio lungo di Bonucci, old style per Milik, buca l'intervento Milik, anzi non ci prova neanche, palla direttamente tra le braccia di Skorupski, 12 secondi di gioco, ricordiamo al VAR la penna, qui è il VAR l'ultima volta in campionato, ci ricordiamo cosa è successo. È uno che scrive, eh? Juve Salernitana, ovviamente allo stadio. Bonucci ancora, si fa consegnare il pallone dal rientrante Szczęsny, Bremer sul centro-destra, è una Juve disposta con la linea 4, ottima la grafica della redazione, Danilo a destra, Alessandro a sinistra, come ai vecchi tempi, Locatelli prova a smistare, accompagna l'azione proprio Alessandro che entra dentro il campo fino alla tre quarti, Alessandro quasi in area di rigore, poi vede la sua sinistra costa, c'è il cross basso, attenzione il dischetto, c'è Schouten, e poi Locatelli va col piattone. Locatelli. Ma bisogna tirare col collo piede abbassando il corpo. Intanto adesso faccio la lavagna, intanto sono stati accolti in campo i tifosi come il grido di... Il grido della curva, tirate fuori i... I cosiddetti. Fuori i marroni, tirate fuori. Ecco questa roba qui. Allora, Sosa ancora su Skorupski, la Bologna che gioca mi faccia ringraziare... Skorupski. Ringraziamo lo sponsor della... Del Bologna, grazie cazzo. No, però! C'è scritto così. Grazie a Cazù. E dietro ancora su Bonifazi. Bonifazi alla... Allora, intanto da casa sui posti mezzi vuoti allo stadio cosa dicono? Vengo a dire che oltre che protesta, molti posti sono liberi per via dei costi esorbitanti dello stadio. Sì, è vero, il costo è molto elevato. Cartonati, no? Attenzione. Vlahović intercettato, Milik, pallone scatta recuperato. Un 4 contro 3, Vlahović vede, Kostić in vita dentro l'area, Kostić allarga il pallone sinistro. Palla rubata da Milik, Vlahović con la coda dell'occhio a sinistra e poi la picchia in diagonale, Kostić che va sotto la sud con le braccia aperte. Filippo mio. Il paradosso è che la Juve ha segnato in contropiede. Però non andiamo dopo per il sottile. Palla rubata da Rabiot, bella scelta di tempo di Rabiot che attacca questa volta sulla destra con la sua classica falcata verticale. Danilo appoggia l'azione, da la vuole McKennie, Milik ha fatto dietro la linea, la palla torna da Danilo al limite, Milik da orizzontale per Vlahović, ha provato a restituire a Vlahović, Milik si era fermato, era stato un tentativo di triangolazione in area, poi Alessandro, tambore, calcio, Milik con la mano, Skorupski con nazionali. Però qua Milik secondo me è troppo leggero sul pallone. Milik ha avuto la palla del 2-0, l'ha sprecata. Attenti adesso tutto che riparte. Specchio. Senza convinzione. Riparte il Bologna. Dove va? Aveva tutto lo specchio, direttore. Luca Pesce, guardi. Attenzione, c'è un fello sulla tre quarti. Che Rabiot ha perso un altro pallone. Dovrebbe uscire un limone ogni tanto. Fallo di Kostić. Non sappiamo se guardavano la partita lì. Senti, sappiamo. Ma no, i dati. Ma guardano davvero bene. Oh, sono... Zitti tutti e quattro. In casa vostra. In casa vostra. Fate quello che volete. Come sempre. In casa vostra fate quello che volete. Tu non ce l'hai la casa vostra. Vergogna. Tu sei affitto. Tu sei affitto. Buoni che non vi sentono. Allora, tanto per spiegare si capisce ancora meglio. Ecco, il monitor è come questo. No, più o meno. Questo qui di Mimmo.
adesso ecco così sì. Quindi è un monitor più o meno di questa dimensione. Landucci guardava soltanto il monitor. È un 32 pollici più o meno. Okay, 32. Così, occhio. E se io ero, diciamo, la scena è, io sono Allegri, vado da Landucci, parlo con Landucci, c'è un mezzo sorriso. Landucci... Però il labiale dice: aspetta. Perché c'era mai stato vedendo un gioco. Film, cioè, no, c'era un film, scena, c'era la pubblicità scena. In quel momento. No, quindi diciamo è una curiosità, sia chiaro, non, però è una curiosità che in qualche modo potrebbe sdoganare una nuova moda che non credo sarà consentita, cioè se il vice allenatore in panchina, voi sapete che la panchina dello stadio di Torino è particolare, no? Perché è fatta un po' rientrando con un paio di gradoni, non è la classica certo, panchina. Se passa il concetto che in panchina si può tenere un monitor, ora la Juventus ti può dire: ma noi non stavamo guardando la partita nel monitor. Però cosa c'è? Ma cosa guardi? Guardavo magari dati. Il quarto dati uomo avrà visto cosa sta. Uomo deve andare a controllare. Il quarto uomo avrà visto dopo 45 minuti. Landucci è visibile. Beh, però cosa tiene un monitor se non c'è la partita, scusate. Chiediamo un supplemento di indagine della redazione, se si può capire. No, ma ribadisco. Vengono trasmessi dei dati. Sarà qualcuno che prende giù dei dati e li trasmette. Quale dati? Quella lì la Prevar. È la vostra Prevar. Perché lo manda a guardare, così Allegri sa cosa dire. Ieri sera lascia perdere. Ci sono le persone che studiano le partite, che sono sulle tribune, certo, nei punti alti per danni. Vedere sì, lo schieramento della squadra. Anche chilometri. La partita è iniziata da 2 minuti, nulla da segnalare. In questo momento c'è però la squadra del Bologna che ha un giocatore a terra, De Silvestri, che penso si è fatto male da solo. È caduto da solo. È caduto da solo, beh, l'anziano De Silvestri è caduto da solo. Intanto ci fanno vedere questa cosa abbastanza interessante da esatto, casa. Il spettatore ci ha mandato questo screenshot che riguarda appunto maggio 2021, in cui i giocatori della Juve erano intenti a guardare uno schermo per insomma tenere d'occhio quelli che erano i risultati delle altre squadre per la Champions League. Eh sì, perché si è qualificata in Champions League all'ultimo minuto, mentre si vedeva anche Cristiano Ronaldo e Chiellini in panchina. Sì, sì, intanto... sì, perché poi ecco, basta. Ecco che cominciano i peripatetici a andare su e giù. Mimmo, adesso sarebbe una beffa. Adesso sì, sì, allora, sì. Pronto a entrare Quadrado. Quadrado pronto a entrare. Non abbiamo battuto neanche un calcio d'angolo noi. È vero, è strano, neanche un calcio d'angolo. Attento al calcio pronto, del Bologna. Palla in mezzo, però spenta la Juve. McKennie sul palo più vicino, ma la palla rimane lì, vince Dominguez in aria. Non se ne accorge di essere da solo. Bremer ci ha messo la pezza. Bremer c'è la pezza di parte. Profondo a destra, Filip Kostic salire, converge salire. Verso sinistro, viene dentro il campo. Locatelli ancora a largo per McKennie. Un po' manovrata, giusto. Di testa, 2-0 Juventus. Aveva detto direttore. Avevo detto che si chiama Vlahovic. Bravo direttore. Allora, raddoppio della Juve con Vlahovic. Il primo della gara. Ed è proprio il freschissimo Leandro Paredes a occuparsene. Ovviamente, essendo dalla destra di Skorupski, la traiettoria sarà a rientrare in direzione porta. Tanto movimento, sollecitazione sulle gambe, Paredes sul secondo palo, Bremer schiaccia, ha cercato un assist in mezzo all'area, nella mischia esce il Bologna, poi Quadrado col testone la rimette in mezzo a Bonocci. That's why I need you to catch on fire to be my Arcadio. Bomba di Milik! Vediamo il check, perché ho visto... Vediamo il check. Allora, 3-0. C'è un tiro, una bomba di Milik dal basso verso l'alto sotto la traversa, un gol bellissimo propiziato da un colpo di tacco di Bonucci. Dobbiamo capire se Bonucci e Milik sono in posizione regolare. Vediamo un po'. Allora, la palla Milik è buono, tutto buono. Gli altri rientrano, fuori gioco Vlahovic. Milik ha fatto un gol da grandissimo attaccante. L'onda mondo flex. Non è entrato benissimo Miretti, ricordiamo però fino a 3 giorni fa non ha potuto allenarsi. Fallo! Fallo! Cambiasso! Allarga di qua, Gulamba, Borsolini! Orsolini! Ma che bello! Ma
chi stai proprio scemo? Ma tu sei bolognese? No. No. Allora, Orsolini entra, ma lei appunto non è di Bologna, sto scemo. Ecco. Allora, Orsolini... ma la Ducci si porta il monitor sabato, non credere, sta attento quello che... ma San Siro non so se... Palli laterali... Di parte la Juventus c'è ancora la possibilità di vedere una punizione, vediamo se verrà fatta battere, poi contro la metà campo, potrebbe essere un lancio direttamente in area di rigore... No, è finita, è finita, ma è così... Brutta partita degli anni 90. Una brutta partita degli anni 90 in che senso? Ma come giocavano, hai visto? No, non è calcio moderno. Neanche questo qui, dai. Neanche un fallo laterale. È vetusto. Vediamo la classifica. Che partita si gioca domani l'Udinese, no? Se non sbaglio. Verona-Verona. Verona-Udinese. Quindi vedete, ecco, che terz'ultimo in classifica è il Verona, mentre l'Udinese, che nelle zone alte della classifica, potrebbe addirittura consolidare la sua terza posizione, scavalcando di nuovo la Lazio, il Milan e la Roma. La Juventus sale a 13, quindi c'è una narrazione diversa, cioè fino a 2-3 settimane fa si diceva di una Juventus che andava malissimo e l'Inter più o meno stava lì, adesso la Juventus si è fermata, vedo Calcaterra che ha un'espressione veramente... Noi saremo formalmente, scusa, a 15, per la vittoria con la Salernitana, vabbè. Però se è cominciata a fare questi ragionamenti qui non si finisce più, ragazzi, bisogna anche accettare. Poi dopo, durante l'anno si compensano le cose, ce l'avete segnato per 20 anni. Sai che lo spero per veramente? Per 20 anni ci avete raccontato. No, ma te lo giuro, lo spero veramente. Ah, allora, vedrai che succederà. Comunque, ecco, se andiamo a vedere questo secondo tempo, davvero è bello dire è tornata la Juve, no? È tornata la Juve perché... A di là di tutto, Bologna non sarà uno squadrone, ma è quart'ultimo in classifica. Abbiamo visto la Juventus soffrire enormemente contro la Salernitana, invece contro Bologna ha fatto una grande partita. Non è un test. Come non è un test? Comunque vedete, Milik Giralto 51esimo, 57esimo testa di Danilo Lato, 58esimo il gol di Vlahovic che finalmente torna al gol su azione, al 62esimo gran botta sotto la traversa di Milik, il migliore della Juventus probabilmente, 67esimo Vlahovic invece si mangia un gol che sembrava già fatto, testa di Milik e palo. E poi qui bisogna capire anche, comunque, mentre per il Bologna Cambiaso in girata, deviata in corner, Orsolini col sinistro aveva una gran palla, ha sbagliato. Bologna è sparito. No, bisognerebbe anche capire, Monblano, la mancata programmazione. Permettimi, l'Inter ha fatto il triplete su una scelta di mercato del tutto casuale, no? Perché arrivò Sneijder, quando invece doveva arrivare Deco, non erano riusciti, alla fine si sono accontentati di Sneijder e hanno fatto il triplete. Voi, Milik, doveva arrivare come vice Vlahovic, cioè c'è anche un modulo che Allegri nemmeno pensava di adottare. La prima scelta era tra i possibili vice Vlahovic, atterriamo a fine mercato. Ecco, perché prima c'era Depay. No, prima ancora c'era stato anche lo stesso Arnautovic. C'era un tentativo di tenere Morata. Assolutamente, inizio estate, si atterra su Milik e devo dire finora un atterraggio veramente però bello. Però è sempre stato un pallino della Juventus Milik. Era due anni fa. Però quest'estate. Sì, allora, quest'estate noi non siamo in grado... Quest'estate nell'elenco delle punte, lui era quarto su quattro. Io non siamo in grado di misurare, secondo me, il peso specifico del Bologna. Però detto questo, anche stasera io dico che non ha torto Vito. I ritmi del primo tempo sono ritmi che non ti dicono... Farai sicuramente bene col Maccabi, vai a Milano e puoi giocartela. Nel secondo tempo però la Juve, secondo me, come ritmi, non dico l'avversario, non sono in grado di pesarlo perché mi è parso veramente poca roba, però nel secondo tempo ho visto una Juve che ha costantemente cercato lei di alzare il ritmo, cosa che la Juve di Allegri di solito non fa mai, quindi poi si è vista anche tutta quella lista nello scouting. No, che devo non ci dire succedeva che, da tempo. Per esempio, una vittoria così... franca, chiara, netta nel suo sviluppo, si è parlato del parallelo Inter-Juve, l'Inter non l'ha fatta. Io ricordo che voi avete battuto 3-1 il Cremonese, quell'Inter-Spezia che era la seconda di campionato. Perché con la Cremonese avevate sofferto molto, con lo Spezia. Ma però Inter-Spezia è la nostra Juve-Sassuolo, che era stata già fatta, archiviata.